Il 3 gennaio del 2008, Monsignor Salvatore Ligorio, vescovo di Matera Irsina, parla del primo atteggiamento che non deve mai mancare nella nostra vita, anche nei momenti difficili. Nel momento in cui il padre invia il figlio e in colei, pensata e amata sin dall'eternità, nel suo grembo virginale accoglie per opera dello Spirito Santo il Verbo che si incarna. Di fronte ai diversi segni che si colgono alla nascita di Gesù, Maria meditava tutte queste cose con lo stupore che l'animava, perché grande è il Signore. Il primo atteggiamento, dunque, che non manchi mai nel cammino della nostra vita, anche nei momenti oscuri, difficili, quando domande impellenti del nostro umano ci chiedono di fronte a delle situazioni del perché, non manchi mai il silenzio orante, come colei che ha saputo contemplare il mistero e si è fidata e si è affidata. Un atteggiamento di fede che allora significa, in una risposta essenziale della nostra vita, eccomi, sono qui, sono il servo, la serva del Signore, che continuamente la tua volontà, o Padre, che sei Dio dell'amore, non può non essere che volontà di amore. E questa adesione con Lui significa condivisione di esistenza, perché continuiamo il nostro pellegrinaggio terreno con uno stile di fondo, perché quel mistero dell'incarnazione non è separato dall'offerta totale di colui che per riscattare il peccato dell'uomo non disdegna di salire sulla croce e offrirsi. E in quel sacrificio ogni uomo di ogni tempo trova la salvezza. Che questa speranza sorregga continuamente i nostri passi, confidando che Dio è misericordioso e buono, è pronto a tendere la mano e riscattarci da ogni situazione perché possiamo entrare nel mistero del suo amore. Ecco quanto oggi noi compiamo. In questa Eucaristia, dove si offre colui che alla invocazione contemplativa, vedi, è il corpo e il sangue di Cristo, ognuno di noi risponde: Amen. Credo, ci fidiamo e ci affidiamo perché Lui ci possa rendere tempio vivo di adesione al mistero della Sua santità. E allora in questo cammino di mistero di grazia non manchi la risposta quotidiana, soprattutto alla vocazione della santità stessa. Noi vogliamo invocare San Padre Pio proprio perché anche noi, mediante anche la sua intercessione, possiamo essere lontani da ogni male, dal peccato, possiamo accogliere il dono della grazia e in ogni situazione ed evento sappiamo trarre nel suo mistero la risposta piena alla santità. Tutto quanto noi oggi non solo portiamo, ma siamo, possiamo deporre qui sull'altare con un atteggiamento di offerta per sentirci coinvolti dal mistero della offerta di Cristo, perché anche noi, cibandoci del pane vivo, possiamo essere pane spezzato nel servizio, nell'accoglienza e nella carità verso il prossimo. La testimonianza di questa carità sarà l'espressione del prolungamento della carità che è lo stesso Cristo. Ci affidiamo a Maria perché come madre del Figlio di Dio, madre della Chiesa, madre di ogni battezzato, guida i nostri passi e possiamo con coraggio di fede dire: Eccomi, si adempia su di me la tua volontà. Il 12 ottobre del 2013, il cardinal Robert Sara, presidente del Pontificio Consilio Corunum, giunge per la prima volta a San Giovanni Rotondo in visita ai luoghi di Padre Pio. Nell'omelia della celebrazione eucaristica da lui presieduta, Papa
parla del dono del battesimo come mezzo per assomigliare al Signore. È un privilegio pregare presso una persona così santa. Nella preghiera iniziale abbiamo detto: Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo figlio. Questo dono, il dono che il Signore sia fatto a noi tutti. Con il battesimo siamo chiamati a somigliare a Gesù Cristo. Noi sacerdoti siamo chiamati alter Christus, ma noi tutti siamo alter Christus, anzi siamo ipse Christus, il Cristo stesso. E dunque chiamati a portare anche noi le stigmate, le sofferenze di Gesù Cristo. Siamo chiamati a prolungare, a essere la visibilità di Gesù in questo mondo che cerca la luce, che cerca il Signore Gesù Cristo. Come possiamo arrivare a essere veramente ipse Christus, il Cristo stesso? Mi sembra che la strada più sicura è di dire come Gesù: il mio cibo è fare la volontà del Signore, cercare a vivere pienamente la volontà del Signore, e la volontà del Signore è la nostra santificazione. Siamo chiamati a essere tutti santi perché il Padre nostro è santo. Il Concilio ci ha ricordato che tutti i cristiani sono chiamati alla santità. E la santità è vivere pienamente da figlio di Dio. Siamo come Gesù, figli di Dio, con il battesimo. E il figlio ascolta la parola del suo padre. Abbiamo ascoltato nel Vangelo: beati coloro che ascoltano la parola del Signore. Ogni giorno abbiamo questa possibilità di ascoltare la parola di Dio, ma come ascoltiamo questa parola? Questa parola entra nel nostro cuore per cambiare il nostro cuore, la nostra mente, il nostro modo di vivere. Non soltanto Padre Pio ci ricorda che anche noi dobbiamo veramente portare nel nostro corpo la sofferenza di Gesù, ma anche il nostro Papa, Papa Francesco, con il suo nome, è come un ricordo che dobbiamo anche noi imitare San Francesco, che era il primo a portare anche lui le sofferenze di Gesù Cristo. E queste sofferenze ci è dato di portarle durante l'Eucaristia, perché quando celebriamo l'Eucaristia siamo Cristo stesso. È vero che i sacerdoti solo dicono: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, però noi tutti siamo chiamati a partecipare, a essere sacerdoti, a vivere pienamente questa nostra nostro carisma di essere figlio di Dio, figlia di Dio. Preghiamo dunque stamattina chiedendo a Padre Pio di accompagnarci in questa Eucaristia. Chiediamo soprattutto la fede, perché senza la fede ciò che stiamo per fare, cioè celebrare l'Eucaristia, non ha senso. Come un pane, un vino può diventare il corpo e il sangue di Cristo. È solo la fede che compie questo con la forza dello Spirito Santo. Umilmente chiediamo al Signore: aumenta la nostra fede.